Pace bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento via internet, do un cordiale benvenuto. Iniziamo il terzo giorno della novena della Madonna di Fatima con il canto Madre, io vorrei. Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi. Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Quando hai udito che tu non saresti più stata tua, e questo figlio che non aspettavi non era per te. Insieme. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui, e quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre, quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera preparatoria della novena. Mio Dio, io credo, adoro e spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso. Per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Santissima Vergine di Fatima, che hai rivelato ai tre pastorelli un messaggio di pace e di speranza e hai mostrato i tesori di grazie che possiamo ottenere attraverso la recita del Santo Rosario. La devozione al tuo Cuore Immacolato e la comunione riparatrice dei primi cinque sabati. Donaci di compiere queste devozioni con amore sincero, in modo che otteniamo le grazie che esistentemente ti chiediamo, se sarà per la maggior gloria di Dio il tuo onore e la salvezza dell'anima mia. Amen. Terzo giorno della novena. Santissima Vergine Maria, dalle cui mani pende la corona del Santo Rosario, insistentemente ripetevi a Fatima, pregate, pregate molto, per ottenere la pace nel mondo, nelle famiglie e nelle anime, ed allontanare per mezzo della preghiera i mali che ci circondano. Concedici la grazia di essere fedeli nell'obbedire all'esortazione di pregare il Rosario ogni giorno, in modo da poter così osservare bene i santi comandamenti.
vincere le tentazioni e giungere alla conoscenza e all'amore di Gesù Cristo in questa vita e all'unione felice con Lui nell'altra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Insieme, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Insieme. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, adesso e nell'ora della nostra morte. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Insieme, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. E ora insieme facciamo la preghiera finale. Padre Eterno, il cui Figlio unigenito con la sua vita, morte e risurrezione ci ha meritato il premio della salvezza eterna, noi ti preghiamo di concederci la grazia desiderata da nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, insieme e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E terminiamo con il canto il 13 maggio. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova.
10 di maggio ci sarà tutti i giorni la novena e ricordiamo che dal 9 maggio in poi ci sarà un giorno alla settimana fino ad arrivare a domenica 29 maggio, ci sarà un giorno alla settimana dove reciteremo in diretta il Santo Rosario. Quindi fino al 12 novena e dall'8 maggio si uniscono una volta alla settimana, un giorno, alle ore 16, la recita del Santo Rosario. Un saluto e a presto!